Ed eccoci qua, bentornati in diretta sulle Fonti TV. Andiamo a vedere velocemente la performance dei mercati in questa ultima seduta della settimana. Tanto ottimismo in Europa, ma anche se vogliamo dare uno sguardo ai futures di Wall Street, sono tutti sopra la parità. Intanto il FTSE MIB in rialzo dello 0,8% insieme al CAC 40 di Parigi, il DAX di Francoforte lo 0,6%. Abbiamo visto anche i PMI manifatturiero dei servizi e composite ben al di sopra delle attese. Per quanto riguarda invece i futures di Wall Street, che fra le altre cose Wall Street nel pieno delle trimestrali, settimana prossima sarà proprio la settimana dei big tech, stiamo vedendo il Nasdaq 100 aggiornare i massimi storici, bene anche il Nasdaq Composite anche su base settimanale in rialzo del 2%, soprattutto dopo il selling di questo lunedì, l'S&P 500 a quota 4.385 punti e il Dow Jones guadagna lo 0,34%, tutto ciò naturalmente sono valori di premercato. Sul fronte invece a mercato obbligazionario abbiamo il decennale americano ad 1,28, lo spread tra il BTP e Bund a 105 punti base, il decennale italiano allo 0,64 e da non dimenticare lo speciale osservato, ovvero l'indice del dollaro. Abbiamo osservato un rafforzamento sostanziale negli ultimi due mesi, si mantiene sopra quota 92, è sceso leggermente addirittura da quota 93 e l'euro dollaro scambia ad 1,17. Ma dunque focalizziamoci sul tema principale, almeno in Italia, ovvero il Green Pass. Vorrei naturalmente riportarvi le ultime novità. Dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per l'accesso a spettacoli all'aperto, piscine, palestre, fiere, congressi, concorsi, teatri e cinema, ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Non sarà invece necessario per consumare al bancone e neppure all'aperto. Restano chiuse le discoteche, basterà avere almeno una dose di vaccino per ricevere il Green Pass, quindi questo è un aggiornamento importante. In alternativa servirà un tampone negativo nelle 40 ore precedenti o essere guarito dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti. Questo è quanto riporta la bozza del decreto anti-Covid approvato in Consiglio dei Ministri. Abbiamo visto anche la retorica di Draghi molto forte, ovvero l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire o a far morire. Io direi veramente retorica importante. Ne parleremo sia per quanto riguarda l'impatto economico che potrebbe avere, ma poi anche l'impatto proprio a livello politico, con Mario Seminerio di fastidio.net. Buongiorno, ben ritrovato ancora sulle Fonti TV. Buongiorno, grazie per l'invito. E dunque stavo delineando alcuni dettagli da questo Green Pass fortemente discusso. Abbiamo visto la maggioranza fortemente divisa, la parte destra era fortemente contro, la parte sinistra invece sosteneva, anzi addirittura sosteneva delle misure ancora più restrittive rispetto a quelle che sono state approvate. Invece le volevo chiedere un suo parere appunto sul Green Pass e la decisione effettivamente di limitare milioni di italiani a questo punto. Ma limitare milioni di italiani, l'alternativa è quella di limitare altrettanti e ben più milioni di italiani che hanno deciso di vaccinarsi per sé e per la comunità, per cui è un discorso, diciamo, di equilibrio e di numeri. Io credo che la decisione di rompere gli indugi sul Green Pass da parte italiana segua ovviamente quella francese, e deriva dal fatto che dopo una prima fase della campagna vaccinale in cui si sono colti i cosiddetti frutti che stanno più bassi sull'albero, no? Quelli che si colgono immediatamente, ora bisogna aumentare la copertura vaccinale della popolazione, diventa oggettivamente più difficile per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a elencare, per cui il tentativo di indurre la popolazione esitante, non quella che è Novax in un modo conclamato, e vedremo quanti sono realmente perché quelli è difficile che vengano recuperati, ma la popolazione che sta nel mezzo, quella esitante, per andare a rafforzare i numeri dei vaccinati e aumentare la copertura. Tra l'altro, come ha detto ieri Draghi in conferenza stampa, queste decisioni sul Green Pass con decorrenza 6 agosto verranno seguite nei prossimi giorni da quelle molto importanti, probabilmente più importanti perché si proiettano sull'autunno e vanno al di là della stagione estiva, su luoghi di lavoro, scuole e trasporti che sono legati alle scuole. Da come verrà gestita questa cosa si capirà che tipo di prospettive e aspettative possiamo avere per i mesi autunnali, fermo restando che la copertura vaccinale
pur se ancora non elevatissima, ci sta aiutando, no? Perché di oggi il dato di un R&T che ha sfondato al rialzo il valore di 1, eppure l'incidenza per 100.000 persone resta ancora confortevolmente bassa, per cui statisticamente parlando i vaccini funzionano e bisogna andare a recuperare l'area dell'esitazione vaccinale, su quello è fuori discussione, direi. Beh, tra poco andremo a parlare anche di Israele, che sì, i vaccini funzionano, però intanto i casi lì sono in forte rialzo nonostante che poco più del 90% della popolazione sia vaccinato. Ma questa settimana sulle fonti c'è stato un discorso molto acceso proprio a livello di Green Pass e proprio a livello vax e no vax. Quindi le volevo chiedere, gran parte dei nostri telespettatori hanno ribadito più volte che i nostri diritti umani sono stati calpestati più volte da inizio pandemia. Dunque, ecco, queste azioni sono giustificate a suo avviso? Poi noi non siamo moralisti, per carità, però è vero, cioè in altri contesti questo sarebbe stato davvero grave, cioè limitare le persone, ma soprattutto anche, se vogliamo dire, la propria privacy. Sì, tuttavia bisogna ricordare che siamo in una pandemia la cui portata è paragonabile a quella della spagnola del 1918. Per cui io credo che la tutela diciamo dei diritti umani in Occidente complessivamente sia avvenuta, sia pure chiaramente col fatto che nessuno di noi è onnisciente e si proietta nel futuro per coprire esattamente tutte le fattispecie di tutela. Dopodiché ovviamente ci sono state delle sbavature, è chiaro che non tutto è piaciuto nel modo in cui è stata gestita la campagna, però i numeri della devastazione che le prime due ondate hanno inflitto ai sistemi sanitari, i numeri della mortalità in eccesso, i numeri che noi non vediamo ma che vedremo nei prossimi mesi e anni di persone che per impossibilità di accedere a cure e alle strutture ospedaliere moriranno per patologie diverse da quelle della pandemia, ci devono far riflettere circa il fatto che non siamo in una dittatura sanitaria, almeno io mi rifiuto di sottoscrivere queste considerazioni che farneticano di dittatura sanitaria e arrivano a fare paragoni con l'Olocausto e la Shoah, perché è qualcosa di sinceramente ributtante per quanto mi riguarda, e quindi si va avanti per prova ed errore cercando di contemperare le esigenze di tutela dell'individuo con quello della collettività. Quando si è, ripeto, in una pandemia, non è sempre facile comportarsi, diciamo, in punta di diritto e in punta, diciamo, di tutte le considerazioni che avremmo in assenza di pandemia. È ovvio che se non ci fosse stata la pandemia, determinati obblighi, determinate circostanze avrebbero suscitato rivolte ben maggiori. Il problema è che noi abbiamo in Occidente una quota di Novax, per i motivi più svariati, che è talmente robusta che delle forze politiche hanno deciso di corteggiare questo serbatoio elettorale e di tirarlo dalla propria parte. Peccato che queste stesse forze politiche siano esattamente quelle che, se la situazione dovesse precipitare, fingerebbero di non aver mai detto quello che stanno dicendo adesso per scaldare gli animi. Sì, questo è capitato più volte nel corso della pandemia, fra le altre cose. Senta, lei aveva detto che i numeri ci indicano che comunque la campagna vaccinale aiuta per proteggerci. Invece, quale sarebbe il suo commento per proteggerci naturalmente da Covid-19 su tutto ciò che accade in Israele? Poi, per carità, non stiamo parlando di terapie intensive e persone che sono in condizioni davvero pietose, però stiamo parlando di un paese che inizia ad introdurre le restrizioni. In effetti, come dice lei, non stiamo parlando di strutture sanitarie travolte, stiamo parlando di un'esigenza di contenere nei limiti del possibile lo sviluppo di varianti che comunque si svilupperanno altrove, e questo sarà il vero problema, no? Perché noi abbiamo aree del pianeta che di fatto non sono vaccinate, che sono terreno di coltura per lo sviluppo di varianti che poi fatalmente arrivano qui. Attendere, noi dobbiamo arrivare a capire se potremo degradare e declassare questo coronavirus a un'influenza stagionale. Poi non so come, se con richiami stagionali come si fa con l'influenza nei soggetti a rischio, se con eventuali terapie sintomatiche che sono in corso di studio. Però il caso di Israele, a parte che poi l'efficacia
come sappiamo perfettamente, non è del 100% e i numeri dei trial che conosciamo sono riferiti in prima battuta alla variante originaria e non a quelle successive né a quelle che verranno, per cui c'è il rischio chiaramente che ci sia sul piano evoluzionistico nuovi problemi. Però noi dobbiamo tendere a ridurre i danni cercando di mantenere un equilibrio tra il funzionamento dell'economia del paese, i diritti diciamo civili, tra cui anche quello alla mobilità e ovviamente preservare le strutture sanitarie. Io credo che il mondo, almeno il mondo occidentale, stia andando in questa direzione. Magari ci sono realtà che per motivi specifici hanno dei problemi. Io penso agli Stati Uniti, no? Finita la prima fase, quella dei cosiddetti frutti bassi, dei low hanging fruit, adesso abbiamo uno zoccolo duro che è abbastanza impressionante, al punto che, notizia di poche ore fa, dei leader del Partito Repubblicano, che è questa strana entità che non si sa esattamente se si sia trasformata in una setta o che cosa, hanno invitato gli elettori dei loro stati rossi ad andare a vaccinarsi, perché altrimenti l'economia gli muore in mano, e dopodiché persino il Partito Repubblicano deve prendere atto che le pandemie danneggiano l'economia e che non esiste nessuna possibilità di conseguire immunità di gregge o di comunità basandosi esclusivamente sul fatto di lasciare circolare il virus, di contagiarsi e di uscirne. Ecco, questo era un punto importante ed assolutamente vero, cambia la retorica dei repubblicani. Intanto, per concludere questa parentesi legata al Green Pass, che poi per carità è una parentesi importante perché l'andamento dell'economia reale è spesso legato anche all'andamento delle borse, anche se nell'ultimo anno abbiamo notato una discrepanza molto importante. Però dunque lei è favorevole ad una stretta ancora più importante nel mese di settembre per quanto concerne il Green Pass, anche diciamo sui mezzi pubblici e trasporti, perché potrebbe essere anche difficile effettuarlo proprio a livello pratico. Guardi, esatto, c'è anche il problema dell'enforcement e del controllo, che è il punto centrale non solo da noi, ma temo che da noi sarà abbastanza importante. Il punto vero è che riaprire le scuole con una quota importante di personale docente o comunque amministrativo scolastico non vaccinato, e soprattutto con i giovani, gli studenti che in ampia parte risultano ancora non vaccinati, rischia di andare a diffondere in determinati altri contesti, a portare fuori da questo ambiente il contagio e ad avere un aumento dei decessi. Per cui io sono favorevole a fare tutto quello che è possibile per contattare le persone che fanno parte del blocco degli esitanti vaccinali, non dei novax ideologici, perché quelli li considero persi e sperimenteranno in caso individualmente che significa, e cercare di farli vaccinare. Siccome non stiamo parlando di un'attività liberticida di rastrellamenti casa per casa, credo che ancora abbiamo margini prima di gridare, diciamo, alla soppressione dei diritti civili. Però attenzione, perché è da un anno e mezzo, due anni scolastici persi in DAD, è vero che i contesti erano differenti da questo attuale, in cui si diceva adesso risolviamo il problema dei trasporti pubblici. Non è così, perché i trasporti pubblici non si creano i mezzi con la bacchetta magica, chi dice il contrario praticamente sta ingannando e sta truffando. Per cui vediamo come va a finire, ma ripeto, possiamo contare su una diffusione diciamo dei contagi controllata, che sarà sempre più controllata quante più persone da qui a settembre noi avremo convinto a vaccinarsi. E dunque, chiusa la parentesi del Green Pass, che sicuramente sarà ecco un tema di cui ne parleremo a lungo senza alcun dubbio, vorrei parlare anche della BCE. L'incontro di ieri è stato abbastanza importante, nuova strategia, nuova forward guidance, tassi bassi almeno a lungo termine, quello è che ci è sembrato, che ci ha comunicato proprio Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, e nuovo target di inflazione simmetrico al 2%. Questi sono soltanto alcune delle parole chiavi che abbiamo sentito ieri durante la conferenza stampa. Lo scopo di questo cambio di forward guidance, di questa strategy review e insomma le ultime attività della BCE, era anche rendere la propria comunicazione dell'Istituto di Francoforte un pochettino più chiara e un pochettino più accessibile a tutte le persone, perché come la Fed sono molto presenti ultimamente le banche centrali a livello di politiche sociali, il che implica comunque raggiungere
raggiungere più persone. Dunque, dal suo punto di vista, poi lei ha anche sicuramente una comprensibilità un pochettino più alta forse della nostra, è stata abbastanza chiara la BCE che cosa ha accolto a livello di comunicazione da parte di Lagarde? Ma io credo che la BCE, al termine di questa review durata molto a lungo, abbia, come dire, sia arrivata alla conclusione che l'inflazione deve essere al 2 e non vicina al 2 ma prossima al 2, che sembra una questione di lana caprina, probabilmente lo è. Io credo che in questo momento le banche centrali stiano navigando al buio. La comunicazione è tutto fuorché chiara, proprio perché non sono onniscienti e non guardano, diciamo, nel futuro, perché non sono delle divinità. L'unico punto in questo momento è che le banche centrali stanno scommettendo sulla transitorietà di queste pressioni inflazionistiche da colli di bottiglia e da riapertura e dei problemi di filiera. E per ora i mercati ci stanno credendo, no? Basta vedere cosa è successo giorni addietro. C'è stata questa riduzione, questo calo di borsa molto marcato che è stato recuperato completamente nel giro di 2 o 3 giorni, per cui siamo sempre ancora in modalità buy the dips o fear of missing out. Naturalmente finché dura siamo tutti molto lieti. C'è da dire che le valutazioni fondamentali, pur se molto care, non sono fuori dal mondo, perché comunque la earnings season americana, e non solo quella, sta confermando che c'è un forte rimbalzo degli utili, che quindi va a supportare le quotazioni. Non c'è nessuna espansione dei multipli in questo momento, le quotazioni sono sorrette dall'espansione dell'earning per share. Però se io dovessi dire che la comunicazione della BCE, non solo quella di giovedì, ma anche quella degli ultimi mesi, è chiara e comprensibile, mentirei. Perché comunque siamo passati da una fase di comunicazione esoterica, no? Ad una fase di comunicazione fintamente friendly rispetto al grande pubblico, rispetto alle motivazioni, come diceva lei, sociali dell'attività del central banking, ma la verità è che nessuno sa niente. E il rischio è che se dovesse effettivamente scoprirsi che le pressioni inflazionistiche non sono transitorie, che poi bisogna capire che cosa vuol dire transitorio, no? Perché può essere transitorio nel senso che a fine anno è finito tutto, anche per effetto confronto che scorre e fa sparire i dati anomali dell'anno scorso, e magari invece si scopre che le filiere sono troncate, che ci sono pressioni geopolitiche crescenti che spingono per il reshoring, che c'è, continua ad esserci un problema nello shipping. Beh, poi alla fine, se le cose continuano così, delle due l'una: o le aziende si tengono in carico sui margini i costi persistenti e quindi cominciano a licenziare, a ridurre i costi, e quindi abbiamo un impatto sulle famiglie e sui consumatori, oppure le aziende trasferiscono a valle, cioè sui consumatori, maggiori costi, e i consumatori, che sono anche o dovrebbero essere anche lavoratori, alla prima occasione utile, cioè al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, incorporano le maggiori aspettative inflazionistiche e si crea un loop, una spirale prezzi-salari. Per cui noi stiamo navigando in terra incognita, stiamo navigando a vista. Personalmente l'unica certezza che ho è che le banche centrali stanno facendo una retorica di control, nel senso abbiamo tutto sotto controllo, ci muoviamo razionalmente. La verità è che siamo comunque in un contesto di wishful thinking, del tipo che le banche centrali dicono restiamo accommodative e io speriamo che me la cavo. Questa è la mia percezione, diciamo, da operatore di mercato, ecco. Così sembrerebbe. Poi per quanto riguarda l'inflazione, che diciamo che è il punto forse più importante, da cui dipende anche la futura politica a livello di tassi di interesse, le volevo chiedere se i target a questo punto sono ecco, raggiungibili. Io sto parlando sempre della BCE, abbiamo un'inflazione su base annuale ad 1,9%, quindi leggermente al di sotto, su base mensile più 0,3%, stiamo parlando sempre dell'Eurozona naturalmente. E considerando il fatto però che c'è stata emessa una liquidità incredibile sul mercato, sperando anche che abbia raggiunto l'economia reale, abbiamo visto la stessa cosa negli Stati Uniti, in effetti lì l'inflazione è al 5,4%. Innanzitutto, questi target sono raggiungibili? E come secondo punto, come mai questa forte differenza, a suo avviso, considerando il fatto che comunque la liquidità c'è stata anche qua nell'Eurozona? Ma intanto le stime dell'inflazione per l'anno prossimo in Eurozona scendono all'1,5%, per cui sarà interessante vedere come reagiranno, magari tagliando ulteriormente i tassi e tentando di mettere in sicurezza i bilanci delle banche.
Negli Stati Uniti probabilmente le pressioni sui prezzi si trasmettono prima alla fase dei prezzi al consumo rispetto all'Europa, dove è più mediata, più indiretta. Basti pensare per esempio al settore energy, il prezzo alla pompa della benzina è pressoché tutto materia prima, mentre invece in Europa, come noto, abbiamo un'incidenza della fiscalità tale per cui sul prodotto, sul prezzo finito, l'impatto è molto più soft e indiretto. Negli Stati Uniti, più che altrove, ma anche in Europa, c'è un boom immobiliare, per cui c'è la componente del cosiddetto owner equivalent rent, cioè praticamente il valore figurativo dell'affitto per i proprietari di casa che fa parte del paniere core, che è destinata ad aumentare in maniera robusta. Se la stessa cosa dovesse verificarsi in Eurozona, dove però il peso sui panieri è diverso e inferiore rispetto agli Stati Uniti, bisognerà vedere che cosa accade. Cioè, io non escludo tensioni sociali, però è evidente che in questo momento la priorità del Governing Council della ECB, almeno a maggioranza, è quello di di godersi il take-off dell'economia post-pandemia e cercare di riassorbire quanta più disoccupazione possibile. Per cui c'è un trade-off manifesto, non si può fare diversamente, è una scelta politica. Chiunque creda che le banche centrali non operino per valutazioni politiche evidentemente vive fuori dal mondo, perché non esiste il mito della tecnocrazia asettica. Però vediamo come va a finire, perché c'è comunque la possibilità che l'Unione Europea viva ancora in un contesto, come dire, di progressiva giapponesizzazione. Eh sì. Cioè che alla fine c'è questo piccolo blip, questa pressione rialzista ma non troppo sull'inflazione, che poi fatalmente ricasca e torniamo, non dico verso lo zero, ma sicuramente verso numeri lontani dal target. Tutto questo lo vediamo nei prossimi mesi, assieme alla capacità di creare crescita con la attuazione del programma di resilienza e ripresa, perché quello sarà importante, no? Ricordiamoci che abbiamo una fortissima iniezione espansiva di tipo fiscale che almeno per un paio d'anni, se non di più, supporterà la crescita europea in maniera meccanica. Poi da qui a credere che il potenziale europeo si innalzerà, soprattutto quello italiano, si innalzerà in maniera definitiva, ce ne corre, e anche quello lo dobbiamo valutare. Ecco, considerando queste valutazioni che lei ha fatto e l'accenno agli Stati Uniti, che lì la situazione è un pochettino più diversa, che cosa significa ciò per il mercato equity nello specifico? Beh, come dicevo prima, gli utili per il momento ci sono, quindi questo quarter assieme al precedente negli Stati Uniti, ma anche in Europa, si è dimostrato che ha mantenuto le aspettative. Sono stati due quarter di rimbalzo violento. Dal prossimo quarter in avanti noi capiremo quale e quanta è la pressione effettiva sui margini, e da lì il mercato dovrà prendere una decisione se riprezzare o se magari chiedere aiuto per l'ennesima volta alle banche centrali, magari facendo l'ennesimo tantrum, no? Cominciando a scendere in maniera marcata nel tentativo di forzare la mano ai banchieri centrali e farsi dare un nuovo impulso monetario espansivo, che però ci metterebbe nei guai prospetticamente, perché non è che si possa tenere in piedi il mercato azionario passando lustri con stimoli monetari straordinari, perché prima o poi il conto arriva, e questa è la cosa che mi preoccupa di più, ma non da oggi, e non da oggi, ma anche da prima della pandemia stessa. Ecco, prima di andare in pausa pubblicitaria vorrei farle un'ultima domanda che è un po' off script, nel senso che avevo visto che lei ha anche fatto un podcast sul tema del nuovo piano green, il Green Deal dell'Unione Europea, e non solo, poi per carità è un tema estremamente attuale in quanto oggi è la seconda giornata del G20 dell'ambiente, dei ministri dell'ambiente, il grande protagonista naturalmente Cingolani, Roberto Cingolani, poi abbiamo da una parte Stati Uniti
Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna, come sappiamo ricchi di capitali e tecnologie, che vorrebbero accelerare sulla decarbonizzazione e sul passaggio alle fonti rinnovabili. Dall'altra parte abbiamo la Russia, Arabia Saudita e la Cina che naturalmente stanno frenando sotto questi punti di vista, dicendo che non possono rinunciare alle fonti fossili per alimentare la loro forte crescita. Dunque, il piano della Commissione europea, che per il momento è solo una proposta, le volevo chiedere, è troppo ambizioso? È giusto così partire con un piano molto ambizioso, e chi pagherà il conto finale, perché c'è naturalmente un aumento anche nei prezzi dell'elettricità che rientra in questo piano? Noi abbiamo mostrato i dettagli ai nostri telespettatori in altre occasioni, però le volevo chiedere giusto così un parere su questo tema, che è estremamente importante e comporterà delle conseguenze importanti sulle nostre vite. Certo, questa è una cosa che noi vivremo nei prossimi mesi e anni e sarà decisiva. Mi pare che Cingolani correttamente abbia parlato di rischio di bagno di sangue, è stato criticato per questa espressione, secondo me è stato criticato a torto. Il problema è evitare che questo assai ambizioso piano europeo, come giustamente faceva notare lei, determini effetti pesantemente regressivi, cioè in soldoni che lo paghino le famiglie povere e i consumatori poveri, perché altrimenti noi andremmo a coltivarci, soprattutto sul suolo europeo, veramente delle legioni, delle moltitudini di gilet gialli, e rischieremmo di vedere tornare, che non se n'è mai andato, il populismo in forze, e sarebbe una vera minaccia per il nostro assetto democratico. Dopodiché, sono d'accordo, serve avere a bordo la Cina. Credo che la Cina lentamente, ma abbia l'ambizione, visto che ha un'ambizione tecnologica molto alta, di essere anche uno standard setter, di stare sulla frontiera tecnologica, parteciperà a questa innovazione. Sull'India chiaramente è molto più delicato, la Russia rischia di essere il grande sconfitto, perché sono pesantemente dipendenti dal fossile e non hanno le risorse per promuovere una variazione, una mutazione di questo tipo. Certamente concordo che il piano europeo è estremamente ambizioso, ma soprattutto che sarà decisivo capire come proteggere le fasce di consumatori più fragili, quelli in cosiddetta povertà energetica nei singoli paesi, per evitare di avere esiti catastrofici sul piano politico e per la stabilità delle nostre democrazie. Quindi questo è un altro punto fondamentale con cui noi vivremo e dovremo convivere nei prossimi anni, e sono assolutamente certo che sarà una traversata non priva di criticità. No, assolutamente sì, come detto il piano è molto ambizioso, poi bisogna vedere se potrà essere approvato e implementato nei singoli paesi. Io la ringrazio, Mario Seminerio, founder Fastidio.net, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, nel frattempo le auguro un buon weekend. Grazie anche a voi e alla prossima.